20 giugno 1988. In una cartolina in movimento, l'immagine sfocata della Pesaro di un tempo ripresa durante la storica mega tavolata di Viale Trieste. Sono passati 35 anni esatti da quel giorno, quando alcuni chilometri del lungomare pesarese furono occupati dal popolo biancorosso in un cenone stravagante per celebrare il primo storico scudetto dell'allora Scavolini Pesaro. 12.000 persone sedute e almeno altre 10.000 in piedi. Ristoratori e albergatori avevano lavorato per più di 24 ore per preparare da mangiare. Il menù scudetto prevedeva antipasto di mare, risotto alla marinara, porchetta e ciambellone. Erano passati 32 giorni da gara 4 contro Milano quando la squadra allenata da Bianchini avverò un sogno atteso 40 anni. Indelebili le stelle artefici del trionfo 87-88, da Gracis a Cook, da Dei a Costa, passando per Walter Magnifico. È stata la chiusura di una stagione sportiva fantastica con la vittoria dello e questa festa, questa tavolata che poi ha raggiunto il record del Guinness dei primati come tavolata più lunga del mondo. È stata veramente una festa fantastica. C'era tutta la città sul lungomare, un'organizzazione perfetta. Autorità, squadra, giocatori, ma soprattutto tutta la gente, tutta Pesaro che ha partecipato a quel momento storico che era successo poco, un mesetto prima o poco più della vittoria della gara 4 contro Milano, quindi campione d'Italia, ed era giusto festeggiarla con tutta la città, con tutta la cittadinanza. È stato veramente un momento, penso, uno dei momenti più belli proprio di tutta la città di Pesaro. E chiaramente, essendo uno dei giocatori di quella fantastica squadra, quei momenti lì sono indimenticabili e mi piace sempre ricordarli. Tra l'altro, penso lo sport insegna una cosa bellissima, è proprio il rapporto che si crea fra giocatori. Noi abbiamo, diciamo, la possibilità e il desiderio di sentirci costantemente anche con i ragazzi americani che sono stati con noi, ma anche fra noi italiani. Ecco, questa è la parte più bella, se posso dire, dello sport, al di là di vittorie, momenti esaltanti. Naturalmente quel momento lì, al fischio finale, anche lì l'invasione di campo, uno scudetto atteso da tanti anni, sforzi fatti dalla società, dal signor dalla famiglia Scavolini, che ha regalato tanti anni di grande basket a Pesaro. Sono stati momenti emozionanti, chiaramente, che quando si rivivono così nel ricordo ti fanno rimanere sempre, ti lasciano sempre il sorriso, ecco. Come espresso da Magnifico, lo scudetto è stato frutto anche del forte legame che si è creato nella squadra. Ario Costa, centro di quel roster, oltre a ribadire questo concetto, ci tiene a sottolineare la differenza che c'è dalla realtà che vive la pallacanestro attuale. All'epoca c'era tutto un altro tipo di squadra, eravamo tutti italiani, più americani che di solito si integravano benissimo con noi e alla fine sembravano anche loro italiani più che americani, quindi cosa che oggi non è possibile perché le regole, le squadre sono completamente diverse e quindi ci sono situazioni completamente diverse, no? È imparagonabile paragonare una squadra di oggi con quella di 30 anni fa.